Ragazzi, allora, fine delle due partite che si sono giocate tra Roma e Fiorentina, ok? Perché hanno vinto entrambe, perché hanno siglato anche i 3-0 sulla doppietta, sulla tripletta di Dybala, ok? Perché ha calciato pure un rigore e un autogol di Wiesel, che è scaturito così e 2-1. Però va bene, perché Codina hanno trovato l'imboccata e quindi bene così, che trovano i 3-2 ma l'hanno portata a casa, ok? E qua io mi fermo sulla Roma che ha vinto per 3-2, ok? Contro l'Udinese, per me. E la Fiorentina ha vinto sul campo della Lazio, ok? Perché a Firenze non è mai facile, però ha reagito una grande squadra e ha fatto vedere la lezione, dove hanno siglato 1-0 su Luis Alberto, ok? Perché la Lazio è passato in vantaggio, ma si fa rimontare solo 1-1 su un rigore netto, perché tu mi dici che quel rigore là dovrebbe non darlo. Tu hai pensato così, caro Pioli, perché tu non ammetti che quello è calcio di rigore sull'Atalanta, quello di ieri, e perché questo di oggi era rigore. Quindi impara il calcio, ok? Imparalo, perché tu non lo sai. Poi non ti lamentare, caro milanista, ok? Non ti lamentare, perché stima più 4 da voi, mentre la Fiorentina ha vinto per 2-1. E che cazzo significa? Quindi questo è. Basta con le chiacchiere e basta vedere gli episodi, perché a me mi fanno schifo una roba del genere, perché io posso commentare, tu non invece, perché io ho ragione, perché loro sono dalla mia parte, invece tu sei al contrario del VAR, perché ti lamenti sul VAR, perché sei cretino, ecco che sei tu. Beh, cari milanisti, mi dispiace vedervi così, mi dispiace, perché era un momento no, quello di ieri sera, perché avete pareggiato e va bene, e la Fiorentina ha vinto per 2-1, quindi questo è, mi raccomando, e noi stiamo quella contro il Napoli, ok? Perché non ci saranno nemmeno i meccani e Rambio, ok? Questo è tutto. Il quadro generale delle partite, ok? Mentre abbiamo detto sulla Juventus, che stima più 4 da Milano e a meno 9 da Inter. Lì sopra, perché manca una partita da recuperare, quella contro l'Atalanta di mercoledì sera. Va bene? Perché la seconda stella è vicina a voi, cari interisti. È quasi vicina invece. Tu mi vuoi insultare a me e io ti rispondo con la critica. Perché tu hai... Perché voi siete aiutati. Perché siete una società di falliti e sapete solo spendere gli indebiti, quei soldi che buttate sulla società, sul nuovo stadio, sul nuovo impianto di San Siro. Questo siete voi, perché voi nella vostra storia lo avete messo per la prima volta.
vincendo la Champions ridicola eppure rubata a Bayern, ok? Sono fan di Manu di Maicon, non mi sto. Poi un'altra Champions in finale, quella dell'anno scorso, perché Napoli era campione d'Italia, certo. E sei arrivato pure là, in finale, ok? E io ti rispondo così, perché tu non meriti di stare là sopra. Perché tutte le squadre che hai giocato si sono tutte scansate. Scansate. Va bene? La tua squadra voglio essere scandetta. Ita scansata. Tutte le squadre. Ita scansata. E poi avete i 3 miliardi di debiti. Come fate a giocare queste partite? Come fate, dico io? Come fate? Che dovete già non iscrivervi a questo campionato? Quindi eliminate l'Inter, per favore. Eliminatela dalla, ok? Dalla classifica e al campionato. Perché non merita questa squadra, non merita niente, Inter, ok? Io sono sportivo, ok? Tu non sei sportivo con me e io ti rispondo in questa maniera, perché tu vieni aiutato da tutte le parti e basta. Per contro me ci avete vinto, ok? Per io ti ha vinto pure. E che significa? Basta, non voglio commentare su questo fatto qua. Sui episodi di Maron un bar e ti ha avuto veramente di palle, ok? Questo è il problema, perché il problema del calcio italiano scandaloso siete voi, ok? Quindi questo è, mi raccomando, è attaccato. Catevi un bacio in Marò. La prossima volta se mi incontro l'Atalanta ti fa una festa alla a San Siro, ok? Ritorniamo a noi, perché perdiamo i Rambiu e McKennie soprattutto. Per Napoli non ci saranno, quindi la formazione che metterà Allegri è questa. Però non mettere sempre 3-5-2, perché non è quella formazione giusta. E metti il 4-3-3 la prossima volta, ok? La prossima domenica rivoglio il 4-3-3, perché bisogna difendere. Va bene, caro mister? Quindi questo è il fatto. Perché devi mettere a scelta in porta, poi in difesa a 4 con Gatti, Bremer, Danilo e Rugani, conosci? E poi nello schema 3 ci metti Locatelli, Nicolussi e a Carazzi, ok? E poi in attacco devi mettere a Kostic, Vlahovic e Indiz, perché questa è la squadra, ok? Questo è, perché se vogliamo vincere, io ne voglio vincere queste partite, come ho detto l'anno scorso, contro il Napoli, quando ho fatto il mio sfogo, ok? Quindi mi raccomando, iniziamo a vincere queste partite, ok? Noi ne vogliamo vincere, ragazzi, perché è l'unica cosa che conta. E l'hanno detto a Pressing ieri sera, perché non conta solo vincere, ma conta vincere tutte le partite. Che l'ho detto a Pressing. Io sono un amico di Cazzino Cesari per questo.
E ha ragione quando dice che il rincorrerci si deve dare. Punto. Ok? Quindi il rigore per me è scandaloso, quello dell'Inter. È regalato proprio. Va bene? Quindi mi raccomando, e non fate i pagliacci, come avete sempre fatto. Ok? Quindi la squadra più inimitata siete voi. Pagliacci di merda siete. Va bene? Quindi un'iscrizione su questo canale, cari miei, e attivate tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti. E poi ci vediamo e apri di Napoli come di giovedì, ok? Perché da mercoledì vi farò il post partita. Va bene? Quindi questo è. Non cantate ancora vittoria, perché è lunga la stagione. Quindi mi raccomando, like e commenti. Grazie, solo questo dovete fare. Un abbraccio e fino alla fine.